abbiamo preso gli snowboard. Siamo a posto. Prossimo anno si va alle Olimpiadi. Siamo pronti per partire. Macchina un pochino piena. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video che inizia in macchina on the way to la montagna, Predazzo, sciare, snowboardare, morire, cadere, vabbè. Siamo quasi arrivati, arriviamo per le 10:30, faremo un po' di piste e poi andremo a pranzo. Noi ci siamo portati la roba in schiscetta perché io sono sfigata e Jimmy mi fa compagnia, quindi tutti i pranzi saranno fatti da noi, mentre per le cene andremo fuori al ristorante. Devo dire che l'anno scorso mi sono trovata molto bene per il senza glutine in Trentino, quindi non vedo l'ora di mangiare il formaggio sciolto sopra la polenta. È un anno che te lo sento dire, un anno! Oggi provo a fare snowboard, vedremo quanto cadrò, quanto rotolerò. Spesa fatta per questi giorni, muesli per Jimmy, purè di frutta, questo formaggio, cotto, salmone, cioccolato come se non piovesse. Della pasta, Jimmy, poi frutta, mela e kiwi, broccolo, rucola, finocchi, carote, pomodori, bresaola, fiocchi di latte, quark, mozzarella, 9 skir, qui ce n'è solo uno, pomodori, pollo, albumi, caffè e siamo a posto. Siamo arrivati, siamo sulle piste. Guardate che bellezza. Oggi è una giornata stupenda. Fa freddo, ma col sole passa tutto. E abbiamo preso gli snowboard. Stiamo aspettando Luna per fare lezione con il maestro per un'oretta e mezza. È vero che ogni volta che dico Luna come orario voi pensate a Luna? Anch'io. Vediamo come va, ma ho già provato qui nel campino, ho dato 2 culate. La situazione, io e Jimmy al campino a cercare di capire come cavolo funziona. Bardati come pochi. Poi abbiamo preso un maestro, adesso vediamo se è a fine maestro. Lezione con il maestro fatta, ragazzi, è inutile dirvi che sarà avuta 200.000 volte. E ringrazio il mio cuscinetto di cellulite per avermi protetta, se no adesso non avrei più un'anca. Abbiamo pranzato qui in baita, ma ci siamo portati il nostro pranzo. Ieri avevo fatto una frittata che abbiamo diviso e l'abbiamo accompagnata con delle gallette. Easy, veloce, pratico, buono. E abbiamo prenotato il ristorante per questa sera, perché è la sera quando avviene il food porn. Oh, let's go, fall down. Vai! È arrivata la campionessa di lentezza su snow. Prossimo anno si va alle Olimpiadi. Ah no, il prossimo anno no, via, non ci sono, se no si andava. Ragazzi, se tremo è perché le ho un freddo. E poi sono in una di quelle posizioni non scomode di più. Buone cicci! Salutare la Silvia! Ciao! Vi ho fatto vedere la roba da frigo, ma non la dispensa secca. Ho portato della pasta senza glutine, che vabbè la mangiamo entrambi. Scatole di fagioli borlotti. Poi un sacco di, diciamo, barrette. Che in realtà, sì, eccole. Queste qui sono delle ambrosie e ho portato la formula fitness e c'è acai, cacao e goji, che secondo me questa va a Jimmy perché a me goji non piace, cacao e canapa. Questa in realtà me l'avevano regalata e poi queste acque di cocco, che è praticamente acqua di cocco disidratata e tapioca e contengono potassio, ferro e magnesio, quindi è tipo un integratore da bere durante la giornata o dopo ad esempio aver sciato. Sempre di ambrosie, così finisco, ho portato queste granole e questa è goji cocco, che sinceramente a me non piace, ragazzi, perché a me non piacciono i goji, quindi questa l'ho portata per Jimmy. E poi questa qui che mi hanno appena regalato, di nocciole e fave di cacao. Per le colazioni, oltre a questo, mi sono portata anche il pacchetto di porridge, nocciole e mandorle attivate, che è bellissimo perché si può fare sia a caldo
la mattina oppure a freddo facendolo la sera prima, quindi è molto pratico e veloce. E queste saranno praticamente le mie colazioni qui. Ho portato anche dei cacao nibs, i soliti raw cacao nibs, e una novità, le coconut chips, cioè i fiocchi di cocco, totalmente solo cocco, niente zuccheri o oli aggiunti, e questi li uso come topping del porridge, ad esempio. Poi immancabile cacao amaro per me e zuccherato per Jimmy. E poi, continuando con la dispensa, ho portato un mix di avena, semi e granaglie varie di My Protein, del riso, uova, gallette, degli infusi al finocchio, comunque degli infusi per me, questi li ho presi, non lo so, sinceramente. Ah, alla Auchan, top. Poi del cioccolato per me, questo 100% Dark Noir. Sinceramente a me questo me l'hanno regalato e non so in realtà dove l'hanno preso, però a me non piace così crudo, lo trovo davvero tanto amaro, e infatti lo metto nel porridge e quando è caldo che lo faccio sciogliere. Un cioccolato invece che riesco a mangiare così a crudo è... non c'è, non lo trovo, non l'ho portato. Ma l'avevo portato. No, non l'ho portato a quanto pare, peccato. Poi per Jimmy, colazione, powder peanut butter di My Protein. Questo è un burro di mandorle in polvere che si fa mischiandolo ad acqua. Ha dei valori nutrizionali leggermente diversi rispetto al normale burro di mandorle. Se non sbaglio è più proteico, ma non capisco molto il motivo. Intanto a colazione bisogna arrivarci. Oh! Arcipicchia a te e ai tuoi snowboard. Snowboarde. Ma sai, Jimmy, che io mi sento un bernoccolo sul sedere? Te lo tieni. Merendina? Guarda che ora andiamo a cena. No, fra due ore. Va bene. Anch'io ho fame. Bene, adesso vi ho fatto vedere tutto. Continuiamo con il vlog, montagna, e ciao. L'ho trovata, era caduta per terra questa. Me l'hanno regalata da Modica. È buonissima, mi piace un sacco. Questa riesco a mangiarla a crudo, cioè non fatta sciogliere sul porridge, e perché non è poi così tanto amara. Un saluto a tutti gli amici di Modica! Grazie Modica! Quella è la pista illuminata anche di notte. Ma si può andare? Sì, si può andare. Tuo acquisto. Che carino questo posto! Cena da Tito! Tristica Netherly. Spinaci, speck. Spinaci, speck e formaggio. Tac. È già finito? No, no, non mi aspettavo un servizio fotografico più lungo. Allora, pur non amandoli tanto, devo dire che questa insalatina, mi raccomando, Jimmy, mangiala, perché è importante. Mamma la Valentina, prima giornata sulle piste andata, mi ritrovo con 4 lividi in fila sulla chiappa destra, sinistra, vabbè, e non era importante, che sto cercando di curare con questa crema Flex 69 della Lacomed. E ho già fatto una prima applicazione, mi ha già fatto uscire tutto il livido, quindi spero che stanotte continui e domani mi faccio un pochino meno male, perché anche solo sedermi è già doloroso. E basta, adesso andiamo a letto, domani mi aspetta una giornata intera di culate per terra. Yes. Allora, il porridge fatto così, siccome ha pochi grassi, adesso ci aggiungo un po' di cioccolata, raw cacao nibs e chips di cocco, e siccome ha poche proteine l'ho fatto con l'albume. Per la preparazione dei pasti ci siamo organizzati in questo modo: abbiamo cotto una montagna di broccoli e tutto il riso che avevamo. Ogni volta decideremo cosa costruire su questa base. Provviste per la montagna.
pronte, anche quella di Jimmy. Mi porto questa barretta, limone e mandorle. Oh, limone e mandorle, mandorle, mandorle. Buonissimo. Spero. Che bello, nevica. Sarebbe un paesaggio molto pittoresco e apprezzabile. Ma se non so quando dovessimo andare a sciare in mezzo a questa tormenta. Se oggi troviamo un pupazzo di neve, sì. No, pupazzo di neve no. Chi ha visto Snowman lo capisce. Frosty the Snowman. Ecco cosa succede quando uno va fuori pista. È giusto, è un'ottima tattica questa. Silvia in difficoltà. Chi è che schiva chi? Gli altri schivano te o te schivi gli altri? Allora mi sa che gli altri schivano te. Guardate, se uno si deve spaccare lì per fare lo spazzaneve per riprendere la signorina. Giornata sullo snow numero 2 terminata, sono molto soddisfatta, soprattutto pensando che ieri facevo Sandro Foglioline, invece oggi sono riuscita a fare le curve! Ho dato un sacco di culate, infatti stasera la sorella della ragazza del fratello di Jimmy mi porta le protezioni e speriamo che domani vada un po' meglio. Però in realtà l'ultima pista che ho fatto, pur essendo l'ultima, e in teoria dovrei essere stata anche più stanca, l'ho fatta senza cadere, la seconda metà, tipo gli ultimi 2 minuti. Sì, più o meno. Le ultime curve le ho fatte senza cadere. Non mi guardare così, è vero. Dove sono le prove? Tu non c'eri, eri scappato. Però è vero. E quindi come facciamo a esserne certi? Dovete fidarvi di me! E basta, quindi adesso ci siamo già lavati, puliti e andiamo a cena al El Mas di Moena. Andiamo a mangiare. Yupi! Smetti di sgranocchiartele e mi porti la carottina. La carottina non ci dà gas sola. Da qua. Non fredda. Gemellini piripipipipi. Yeah. Colpa sua, eh. A me non mi rompete. Siamo uguali, siamo uguali. Sei felice? Ah, no, la chiampa. Ciao, bene. Oddio, aiuto. Fanno i nomi. No, vabbè. Però non è un po' brutto. Cioè, nel senso, tu poi mangi la carne. Non si mangia mica questa, cara. E rispetto. Questa si mangia fra qualche mese. No, Giacomo. Guarda i formaggi. Papà di Jimmy è un blogger, ve lo dico. E voilà, il ristorante. Guardi il raffano, no, non è il raffano. E sono i sali. Sì, c'è il raffano. Sì, c'è sulla fondo. Mi sa che sono i primi. È burro, fatto da loro. Questo è raffano? Ci sono 12. Io capisco lei fa la blog. Signora, scusa, deve essere albiette perché ne mancava. Guarda, mi viene a mettere l'ombra. Davvero, vero, anche a me. Un altro licenziamento. Vai. Piano. Wow. Pronto. Qui c'è un modo di fast food blogger. Fast food? Wow. No, ma dovete continuare. Corri, si rovina. Silvia, mandami la copia, va. Perché io non continuo a... Tac. Senti che profumino di mirtillo. Dice si può accarezzare proprio. Ciao. Ehi. Ehi! Ciao! Occhio, Silvia!
mi fa? Ma stanno comode secondo te? Sì, ho voglia. Che fai? Ti lecchi? Si fa il pelo come l'uno. Maialino! No, non mi avvicino. Come? Solo fatti così. Ah, sì, infatti.